Buonasera a tutti, benvenuti. Possiamo iniziare la seduta con Angelilli Guido, Battaglini Fernando, Capasso Fernando, sì. De Carli Mancini, Mirello Vita, Giannini Assenso, Garofalo Carmine, Guarino Sonia, Madonna Luca, Nepi Mario, Rubino Pasquale, Saccoccia Massimo, Terracciano Francesco, assente. 2, presenti, 11. La seduta è valida, quindi iniziamo. Ovviamente io faccio una piccolissima premessa, perché dunque è successo questo, ieri ho avuto una comunicazione da parte del sindaco che mi sono prontamente prestato a, diciamo, a ricevere e a raccogliere da parte del sindaco. Questa comunicazione è la lettera che voi avete avuto modo di sapere e di venire a conoscenza, per cui si tratta delle dimissioni del sindaco. Sapete perfettamente che c'è un sistema di come funziona il tutto, c'è un iter, diciamo, procedurale. Io appena avuto questa comunicazione sono investito immediatamente consultandomi con la segretaria nel darvi una tempestiva comunicazione. Sia la legge che il regolamento dello statuto comunale prevede che questa notizia debba essere resa ufficiale informando immediatamente il consiglio. Quindi ieri stesso mi sono precipitato nel fare le convocazioni che mi sono pervenute in tempo utile. Vi leggerò uno stralcio di questa lettera che è a vostra disposizione, penso che abbiate presa già una visione, dopodiché qualsiasi cosa dovete intervenire dopo non ritengo opportuno intervenga. Per cui io mi limiterò soltanto a leggere questa lettera. Dunque, per motivi esclusivi di carattere personale e soprattutto di salute, la prego di comunicare ai signori componenti del Consiglio Comunale di Pacento che rimetto il mio mandato presentando le mie irrevocabili dimissioni da sindaco. Non vado oltre perché insomma sono frasi di rito che si dicono comunque, e sarà poi il sindaco che è l'attore principale a dover dare comunicazione alla cittadinanza e a tutti quanti voi cercando di dare demotivazione. Sì, e noi meno. Per me la questione per oggi si chiude in questo preciso momento. È chiaro che, mi ricordava il consigliere Capasso, per essere effettive queste dimissioni devono passare 20 giorni. La giunta comunale e io personalmente mi adopererò affinché ci sia un doppio canale, un doppio binario. Intanto garantiamo l'azione di continuità amministrativa del tempo, che comunque deve essere esperito, diciamo così. E nel frattempo, insieme agli amici della maggioranza, noi faremo un'azione di persuasione al sindaco in modo tale che possa rivedere la sua posizione e fare eventualmente considerazioni diverse. Tutto quello che accade in questo lasso di tempo deve venire, deve essere interpretato eventualmente prossimamente in sostanza. Per cui io vi ringrazio per il tempo e l'attenzione. Grazie.
di Magone. Per quanto riguarda la parte di sapere amministrazione dell'equilibrio pluriennale, è un caso per voi. Ci ha detto, sembra che aver parlato. No, sembra che non hai detto niente. Tutto se qualcuno vuole farmi domande in merito a questa vicenda forse non chiara, sono a totale disposizione, questa per loro se ne va. Ci avete domande da fare? Non è chiaro nulla. Allora succede che in questo momento il sindaco ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Questa è una cosa molto grave, al di là del fatto che per fortuna, ve lo dico per assicurarvi, il sindaco grazie a Dio sta bene, quindi ve lo premetto perché ci tenevo, non mi piace speculare sulle persone. C'è da dire che questo è un momento molto molto difficile, nel senso che se queste dimissioni fossero venute 3 mesi fa, 4 mesi fa, noi le avremmo potuto gestire in qualche modo. Nel momento in cui sono arrivate, di fatto decretano la fine di questo comune, perché lo scenario che si prospetta è estremamente grave. Lo scenario che si prospetta è il seguente: noi il 29 di marzo dobbiamo presentare, noi, la maggioranza dovrà presentare il piano di riequilibrio pluriennale. Se questo piano di riequilibrio pluriennale non sarà presentato entro quel termine perentorio, dal giorno dopo inizia la procedura di dissesto guidato, cioè noi andiamo in dissesto, e verrà nominato un commissario liquidatore. Prima di questo termine, il 25, scade il termine previsto dalla legge dei 20 giorni per la possibilità che il sindaco ha di chiedere di ritirare le dimissioni. Se non lo fa, si scioglie il consiglio comunale, l'amministrazione passa a un commissario che porta avanti il comune fino al prossimo turno elettorale, che non credo possa essere quello del 24 maggio. Per cui noi ci potremmo trovare, chiaramente, sono quasi sicuro che ci troveremo nella condizione di avere un commissario liquidatore e un commissario ordinario. Cioè avremo il nostro paese nelle mani di 2 persone che nulla c'entrano con Pacentro e che verranno a rimettere a posto le macerie che sono state lasciate in questi 14 anni di governo Capasso. Questo è quello che succede in questo periodo. Voi sapete tutti che in qualità di minoranza, oltre a denunciare i gravi fatti che sarebbero comunque venuti fuori, sempre avremmo avuto più tempo, ma sarebbero venuti fuori, perché tra un po' la liquidazione significa che non c'erano più i soldi non ci stavano, perché non ci stavano, per questo ci siamo fermati. Abbiamo teso la mano più di una volta, poi i documenti scritti li metteremo su internet e vi faremo vedere che noi, oltre alla commissione di bilancio, abbiamo chiesto l'anno scorso a luglio, in una lettera inviata al sindaco e all'intera giunta, di abbassare i toni del confronto, e avevamo previsto che entro breve termine si andava al dissesto. Quindi avevamo chiesto un tavolo per provare a salvare il comune. Di tutto conto, in risposta a questa cosa, che tra l'altro le persone a me vicino sanno molto bene che io l'ho fatta, che noi l'abbiamo fatta contro anche il consenso immediato dei miei diretti elettori, perché lo sapete, abbiamo fatto una riunione qua sotto, però io sentivamo il momento, la difficoltà del momento, l'avevamo previsto, quindi non avevamo previsto esattamente 6 mesi fa che ci saremmo trovati in questa condizione. Loro ci hanno risposto dicendo che la nostra richiesta non era tempestiva, preoccupandosi del cartello che c'era scritto fuori Palazzo La Rocca sulla nostra sede, sulla sede qua sotto, e dicendo che loro avevano già trovato tutte le soluzioni per il dissesto. Questi documenti ce li ho. Tra l'altro questa nota di cui vi parlo l'hanno pubblicata anche in un manifesto in mezzo alla piazza per sbeffeggiarci, come hanno sempre fatto. Adesso alla fine i risultati sono questi. Cari compaesani, andiamo di fronte ad un periodo tristissimo. Alle prossime elezioni chiunque si presenterà dovrà portarsi addosso un fardello pesantissimo, pesantissimo. Quindi chi verrà a governare dopo? Chiunque verrà, chiunque si presenterà a fare il sindaco di questo comune,
L'unica cosa che ha ereditato è il dissesto economico-finanziario che loro ci hanno dato e cui loro non hanno saputo fare. Questa è la situazione. Se volete delle, se avete farmi delle domande, io sono disponibile. Che domande? È fatto più grave di questo. Allora, immagino che il commissario liquidatore cercherà di vendere qualcosa per coprire i debiti che questi signori hanno. Allora, il commissario liquidatore, come già io avevo detto, ed è il motivo per cui avevo fatto quella proposta di abbassare i toni, il commissario liquidatore ha un obiettivo, deve ripianare il debito. Per questo obiettivo si alzano tutte le tasse al massimo, tutte. Ma noi ci siamo già quasi, non è che ci mancava tutto, comunque passeranno ancora. Dopodiché ci può essere una sensibile riduzione del personale in esubero. E dopodiché verranno venduti tutti i cespiti del comune. Tra i cespiti del comune, noi, oltre alla rete elettrica, all'acquedotto, abbiamo anche la centrale elettrica. Nessuno potrà vietare, laddove il commissario decida di venderlo, perché è dotato di poteri straordinari, di vendere la centrale. Quindi aspettatevi tutto. Noi possiamo perdere tutto. Quindi l'acqua è sicura. L'acqua è sicura. L'acqua è sicura. Ma noi cittadini non possiamo fare niente. No. Non possiamo fare niente perché le procedure, nel senso, noi potremmo soltanto manifestare il nostro dissenso politico, ma si ferma soltanto a una questione meramente politica, cioè noi potremmo dire che questa gestione non ci è piaciuta, ma sono fatti comunque politici, che poi se si ripresenterà questa stessa amministrazione voi farete valere con la vostra scheda il voto, voterete o non voterete, però non si può fare nulla per fermare questa procedura, perché la procedura è già scritta, nel senso che c'è stato il fallimento dell'amministrazione che decade e viene un organo previsto dallo Stato che subentra, che ha poteri dati dalla legge, non si può fare niente. Nulla si può fare. Siamo morti. Beh, allora io propongo qualcosa. Dico qualcosa, no? Approfittando di questo periodo che in fondo tutta la nazione sta in attesa di qualcosa, perché i tempi che abbiamo davanti sono brutti per tutta la nazione, no? Perché non si capisce bene a che cosa andiamo avanti, a che cosa troveremo. Quello che dobbiamo cercare di fare noi, o meglio ancora voi, è di rallentare questo iter, perché non vorrei che questa roba che per Pagentro è stata sempre ricchezza, vada in mano a persone, magari privati, che si impossessano, diventano proprietari di questo paese. Questo va impedito, secondo me, e noi dobbiamo fare del tutto per rallentare. Dobbiamo, adesso non dobbiamo più comportarci, io sono, parlo come pagentrano, non dobbiamo più comportarci noi di una lista, voi di un'altra lista. Quello che dobbiamo difendere è il paese, dobbiamo stare tutti insieme a fermarci, a metterci in mezzo alla strada, a fermare chiunque viene qui, a fare qualcosa tutti insieme, perché questa storia, questa divisione che questi signori che sono andati via ci hanno portato a questo paese è una cosa terribile, è una cosa terribile che non deve mai più arrivare. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che ci hanno dato i genitori, di quello che ci hanno dato i nonni. Noi abbiamo distrutto, è una vergogna. Dobbiamo metterci insieme, ricominciare a lavorare dall'inizio. Non dobbiamo fare in modo che questo paese vada in mano a non pagentrarli, come hanno fatto questi imbecilli. Ci hanno portato tutti i tecnici di Sulmona, la segretaria, il sindaco di Sulmona, il consigliere, uno che il figlio di Madonna. Ma che cazzo ci hanno fatto? Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Ma possiamo come paese? Non deve essere più così! Dobbiamo fare un bene tutti! Diciamo che al momento, vabbè, l'appello che fa Pasquale di cuore, sicuramente lo raccogliamo tutti quanti. E al momento però nell'immediato non si può fare proprio niente. Perché aspetta, fammi questa cosa e poi ti rispondo. Perché come sapete l'ultimo consiglio comunale, anche questo è stato un gravissimo errore secondo me della gestione amministrativa che c'è stato, hanno dato corso ad una procedura
una procedura che si chiama di riequilibrio pluriennale, io vi ho spiegato l'altra volta, che è una procedura che purtroppo non prevede via d'uscita, cioè è come, io dico sempre, è come aver acceso una miccia di 20 metri e sta miccia non si spegne e quando arriva scoppia. Quindi purtroppo noi siamo in un punto adesso che non possiamo fare proprio niente, perché io che cosa rimprovero per questa procedura che andava fatta, che noi l'abbiamo votata perché comunque era una salvezza, che cosa rimprovero? Che come al solito è stato, hanno scelto una strada che poteva essere percorribile, però non l'hanno fatto con consapevolezza. Mi voglio spiegare. Allora, questa procedura dice che tu in 60 giorni precisi devi fare un piano di riequilibrio pluriennale. 60 giorni precisi, non 61, perché stai al dissesto. 60 giorni precisi. Allora, santo cielo, è una cosa veramente grave. Ma prima di farlo, prima di partire, prima di fare il consiglio, di mandare gli atti alla Corte dei Conti e di mettere in moto il timer, prepara il piano. Prepara prima il piano e poi dopo fai partire il timer. Perché è stato fatto il contrario? Non so se mi sono spiegato. Cioè è stato dato corso a una procedura irrevocabile senza nessuna possibilità di tornare indietro prima ancora di capire realmente che cosa stessero facendo, perché quando siamo stati in consiglio qui dietro realmente che cosa stessero facendo, non dico voi che non fate gli amministratori, ma qui dietro capire veramente l'entità della cosa che si stava deliberando non l'aveva capito forse nessuno. Pensavano che si trattava di una passeggiata, adesso hanno capito che non è una passeggiata, l'hanno capito mo, ieri, l'altro ieri, qualche una settimana fa, mo l'hanno capito. Perché purtroppo quello che voi sapete, 500.000 euro di disavanzo, così come noi abbiamo detto 3 anni fa, non sono 500.000 euro, ma sono almeno 1.500.000 euro, 1.500.000 euro. Il comune è completamente incessato e non sono bastati 3 anni per capirlo, quindi purtroppo in questo momento noi possiamo soltanto sperare che chi verrà a gestire il comune abbia non sia solo una persona che un burocrate cartolare che deve ripianare un buco, ma sia una persona che ha un po' di cuore e che nelle scelte che farà cercherà di lasciarci almeno un minimo di risorse che noi abbiamo. A questo voglio aggiungere che per il ripianamento del comune bastava un conto molto semplice, no? Che poi diciamo semplice a dirlo, molto più complicato a farlo, però voi dovete immaginare che Pacentro rispetto a Prezza, rispetto a Entrodacqua, rispetto a Sulmona, rispetto a tanti paesi della vallata, c'ha una cosa in più, dei soldi in più, che loro non hanno. Ogni anno i comuni di tutta Italia si finanziano con il finanziamento dello Stato e con l'IMU, con la TARSU, con le imposte locali, quelle che tutti paghiamo, che tutti conoscete, quindi è inutile entrare. Questo è il modo con cui si finanziano tutti i paesi del mondo. A noi ci vengono dati ogni anno dei soldi che sono uguali a quelli che vengono dati altri paesi con le stesse caratteristiche nostre che stanno a Prezza, per esempio, dico Prezza. Se voi andate a vedere sul sito del Ministero, Pacento prende 500.000 euro, Prezza prende 500.000 euro. Però noi di più, da sempre, abbiamo avuto l'acqua, che è la nostra, e la centrale elettrica, ragazzi. Noi guadagniamo di più rispetto agli altri 200.000 euro l'anno. Allora bastava semplicemente fare una sinergia su 200.000 euro e cercare di prenderli per campare come gli altri, come camperemo se si vendono la centrale, perché gli altri campano, e mettere quei soldi per coprire eventuali disavanzi. Invece qua non solo non siamo riusciti a coprire, ma nonostante questi soldi in più abbiamo avuto un disavanzo di 1.500.000 euro. Quindi diciamo la situazione è questa, penso di... è tragica, cioè noi diciamo... Noi dovremmo essere contenti, no? Perché noi siamo l'opposizione, diciamo il sogno è quello di andare a fare, di andare alle elezioni e cercare di vincere le elezioni e fare quello per cui abbiamo lottato ormai da tanto tempo. Francamente in questo momento io non mi sento di gioire, perché l'unico che rideva era Cavasso stasera. Ma voi non ci avete visto ridere. Ma noi non ci avete visto ridere, perché devo dire la verità, questa è una sera pietosa, a me tutto mi viene tranne che da ridere come lui. Ci stenghi, prima i responsabili che fine fanno?
cioè la prossima, la prossima amministrazione, allora, ha la possibilità di dichiarare, cioè di denunciare qualcuno, di dichiararsi parte lesa, di fargli vendere la casa per far ripagare i debiti che hanno fatto al paese. Allora adesso la procedura, procedura che è stata attivata ovviamente ha anche delle, delle conseguenze, no? Le conseguenze sono quelle che noi andremo probabilmente in dissesto, se non escluso che riescano a farlo, ma comunque che se la faranno per il cittadino non cambia molto, perché siamo comunque brigliati. Però dopodiché verrà, deve essere, diciamo, scattano dei procedimenti di accertamento delle vertenze della Corte dei Conti, per cui potrebbe, cioè dovrà essere individuato il responsabile del dissesto. Si dovrà individuare chi è responsabile del dissesto, cioè nel senso bisognerà capire se, se è mio zio Pino oppure se è Caparso, e quindi a seguito dell'individuazione di questa cosa potranno essere attribuiti dei danni erariali e quindi potranno pagarsi. Però è una cosa che certamente non finisce in due giorni. Però è previsto che gli amministratori possano pagare di tasca loro quello che hanno fatto. È già successo qua. È già successo, ma nel caso di sesso viene messo in altre cifre molto esagerate, ma bisogna capire chi sono i soggetti. C'è il cacciare 16 milioni. Scusa, mi è sembrato di capire prima. Quasi tasse di più. Allora, mi sembra un euro. Che entro il 29 marzo bisogna preparare un piano di rientro. Ma ci stanno lavorando, io penso che ci stiamo lavorando. Ci stanno lavorando loro? Ci stanno lavorando. Ora, nel momento in cui questi qui sono dimissionari, se ne sono scappati come fece il re nel 43, no? Nel momento che questi qui si sono squagliati, lasciare ancora in mano a loro la preparazione di questo piano non sembra, non è un qualcosa di irrazionale. Ma cioè, voglio dire ancora, no? Non sarebbe opportuno... Non sarebbe opportuno che ci sia in questa preparazione anche la vostra presenza? Allora, innanzitutto loro adesso stasera sono pienamente in carico fino a quando non viene sciolto il consiglio. Il che potrebbe accadere presumibilmente dopo il 25, quindi non è detto che accada il 25, il 26, il 27 ad aprile, cioè i tempi tecnici adesso bisogna, cioè ci vogliono 20 giorni. Queste le retire, le dimissioni, non vi potete anche ritirare, non è un problema. Però ecco, comunque non cambia niente, cioè seppure ritira le dimissioni, nella sostanza non cambia niente, perché no. Quello che è la cosa più rilevante è la procedura attivata, cioè il 29 noi sappiamo di che morto dobbiamo venire comunque. Poi se lui ritira o non ritira, la differenza qual è? Sarebbe stato magari meglio che almeno la gestione ordinaria ce l'avessero degli amministratori pacentrari. E tu, no, la differenza è questa, che se loro fanno in tempo entro il 29 attivate quella procedura, significa che la questione la portano avanti loro, no, e la patata bollente rimarrà a chi arriverà dopo. Mauro, non è così semplice, perché la procedura che hanno attivato non è così semplice, non l'avrebbero fatto, no, francamente, cioè, loro hanno pensato veramente di poter fare qualche cosa, non l'hanno valutata, non l'hanno capito, ma hanno pensato veramente di poter rimettere a posto il comune, ma adesso veramente anche perché non c'è l'alternativa. Sa di fatto che non c'è l'alternativa, non c'è l'alternativa. No, non c'è l'alternativa. Attenzione, non c'è l'alternativa perché? Perché la Corte di Conti l'avrebbe fatto da solo. Non ho capito. Oggi non c'è l'alternativa, forse qualche anno fa forse c'è stata l'alternativa. Diceva per la crepa? Certo. Tre anni fa. Guarda, diciamo le cose come stanno. Se voi aveste accettato la nostra offerta a luglio, io un piano di rientro ce l'avevo. Un argomento che riguarda tutti, se ne hanno. No, lo so, io sto parlando con tranquillità. Se voi aveste accettato il piano di rientro che io avevo, cioè che non vi ho detto, ma che io avevo, probabilmente non saremmo in questo modo. Quantomeno avremmo fatto un reale, concreto tentativo di uscire da una situazione, tenendo conto che c'era stato qualcuno che si era preso la briga di spaccarsi il culo sui libri appositamente per studiare una soluzione, noi. Quindi secondo me a luglio, quando io ho scritto la lettera, si poteva ancora fare qualcosa. Certamente non è stato fatto nulla, l'inerzia è chiaro che se sta cadendo nel baratro non è stato fatto nulla di efficace, vogliamo dire così, è stato fatto qualcosa di nascosto, perché avete sempre lavorato di nascosto, perché tutto quello che ho chiesto è stato sempre fatto, tu non c'entri niente, hanno sempre lavorato di nascosto, perché ogni volta che non abbiamo chiesto una soluzione stiamo facendo, ma che cosa stavano facendo? Probabilmente anche tanto, però bastava semplicemente dirci. Però sta di fatto che, secondo me, ero fermamente convinto, anche perché mi ero preso un impegno molto gravoso, e a gratis, perché quando abbiamo fatto la riunione, qualcuno mi ha detto, ma tu che vuoi? Così mi hanno detto quando abbiamo fatto la riunione, io ho detto, io non vuoi niente, cosa vuoi? Così è andata la riunione, Tu che vuoi? Niente, io non voglio niente, a me mi interessa salvare sta cosa, e basta, non voglio niente, non ho bisogno di niente, senza di lavoro, di studenti, non ho bisogno di fare.
non mi riferisco a tutti, non c'ho bisogno di fare il consigliere comunale, anzi ci vado soltanto a me. E poi mi hanno detto, ma se noi facciamo sta cosa, tu al prossimo consiglio, come voti quando portiamo il bilancio? Voto contro, se lo fai male voto contro, che cazzo significa? Io sto a fare inciucio. Io ti ho detto che voglio fare una cosa per il paese insieme a te, ma questa cosa, io ho messo sempre la minoranza. Dopo questo colloquio, sono il testimone, l'ho fatto insieme, non solo, sai benissimo, stavo con i tuoi figli, vedi? Ci hanno risposto in quel modo. Quindi, non c'era scampo adesso, ma sono 3 anni che ci stiamo a parlare di questa cosa, sono 3 anni che noi ci acciacchiamo la lingua, sono 3 anni che la gente non viene pagata, sono 3 anni che i fornitori qua non hanno soldi, sono 3 anni che approviamo decreti aggiuntivi di gente che paghiamo 3 volte di più rispetto a quelli prima. Cioè non è da adesso. Adesso siamo arrivati al punto che non si poteva andare più oltre. Secondo me a dicembre forse ci si poteva ancora provare. Sta di fatto che nel modo in cui l'avete fatto è stato sbagliato, lo sai perché? Le gente che vengono super pagati non vengono che fanno da cavare. Voi ci vengono a buon voi, quando ti pare, però c'è avuto 3 anni, voi avete Capasso, seppure, allora seppure il buco, qua bisogna anche chiarire altra cosa, seppure il buco del bilancio, che non è così perché io lo sapete, ci ho lavorato tanto, non è così, ma seppure il buco del bilancio l'avesse provocato Santini, chi ci stava prima di Capasso? Santini? Sì. L'avesse provocato Santini. Santini quando c'è stato? Nel 1995? Allora tu mi devi dire in 13 anni di amministrazione fino ad aprile 99. Scusami, se tu in 13 anni che tu hai fatto il sindaco, in 11 anni che tu hai fatto il sindaco, no? Non mi puoi venire a dire che c'è il disavanzo di 11 anni fa, perché tu non sai fare nulla. Perché quanto tempo ci vuole per riparare questo buco? Allora adesso il prossimo che viene, il prossimo stupido che viene qua e si prende questo peso, che fa? Per 30-40 anni dice che c'ha avuto il buco di Capasso. Il prossimo che si vende sto buco, dopo 5 anni, se non ha fatto niente, gli elettori lo mandano a casa, poverino, che probabilmente non ce la fa. Questa è la verità. Quindi è stata questa un'amministrazione che si è fermata alle cose stupide, a venirmi a dire che su internet abbiamo scritto una cazzata, e quando io parlavo di cose di sostanza non le sentivano. Io ho parlato di uno in mezzo alla piazza perché mia sorella ha scritto su internet che sei fesso, francamente è una chiacchiera da bar che a me non mi serve. Io quando parlo con un amministratore voglio parlare di cose serie, e di cose serie qua non si è mai potuto parlare con nessuno, perché stavano facendo non so che cosa stavano facendo, noi non abbiamo mai potuto sapere che cosa stavano facendo, però adesso i risultati si vedono, quello che stavano facendo. Se il sindaco quando se ne voleva andare lo mandavano via, probabilmente noi non stavamo in questa condizione. Questa è la dura realtà. Quindi dobbiamo prendere atto di questo. Se torna il sindaco, che cosa cambia? Niente. Non cambia niente. Che cosa si può fare per accelerare il più possibile le elezioni? Niente. Perché non le decidi tu. Siamo in un momento che non si può fare niente. Non si può fare niente. No, dobbiamo andare a casa, io vado in vacanza, dopo la settimana prossima ci vediamo al mese. Non ci sono leve, non possiamo fare più niente, adesso tocca a loro, se presi quest'ora e nemmeno possiamo lasciamo dire andiamo noi a fare piano di equilibrio. Non lo possiamo dire perché in 30 giorni non si fa. Magari in 60 sì. Poi secondo te, su questa cosa l'ultimo punto, no? Lo dico a te, quello che ho detto prima, se tu mi devi fare un piano di equilibrio, prima di mettere in moto la procedura non lo vuoi preparare. Eh no, se non lo preparate, ma se lo dicevo. Se l'avevano preparato, il 29 lo presenteranno, e io lo spero. Se il 29 lo presentano, lo spero, perché io faccio il tifo per Pacento, ma non per l'amministrazione, non me ne frega niente, lo sapete benissimo. Io faccio il tifo per Pacento. Se il 29 presenteranno un piano possibile, tenete conto che questo piano prevede che ogni 6 mesi ci sta il controllo della Corte dei Conti, ogni 6 mesi tu devi dare conto di quello che è scritto, non è una cazzata, è pesante. Quindi significa che comunque, pure se fanno il piano fantascientifico, comunque chi viene dopo lo deve fare, perché ci impegna per 10 anni. Deve fare un piano reale, non fantascientifico. No, ti voglio dire, ma se anche lo facessero fantascientifico, che la Corte non glielo acconta, ma pure se glielo acconta, se glielo accorda, comunque impegna le future generazioni. Questo è. L'ultima conclusione è mai accorto. Io parlo per quello che vedo io, per quello che vivo io, cioè io parlo per la mia esperienza, per la nostra esperienza, e quello che è successo prima francamente è un problema vostro, voi siete elettori passati. Quindi il commissario che viene ha il dovere di mettere a posto tutto il bilancio, oppure di quanto più possibile? Di quale commissario parla? Non so quale dei due. Liquidatore. Di quello liquidatore. Il compito del commissario liquidatore è quello di creare, cioè non va via fino a che non ha rimesso a posto. No, allora succede così, funziona così la procedura. Il commissario liquidatore si prende i cespiti
e si prende tutto il debito del comune. Infatti da un certo punto di vista è meglio quella procedura che non. Quindi lui decide che cosa gli serve per mettere a posto il debito. In più si può contrarre un grosso mutuo che però deve essere pagato dal comune. Quindi diciamo toglie tutta la parte negativa, però così sembra molto facile, non è così facile, no? Però diciamo il commissario si occupa della parte della liquidazione, tipo la divisione tra l'Alitalia Bad Company e Good Company. Lui si prende la Bad Company e gestisce tutti i debiti dei debitori, li gestisce con i poteri del commissario, quindi praticamente non ci sarà più la possibilità di decreti ingiuntivi che abbiamo avuto tanti, possibilità di ricorso a procedure individuali, cioè tu, se tu hai un debito col comune non puoi venire e si fa scrivere l'avvocato per farti pagare, perché sta nella procedura. E poi quella cosa, se la devi fare, non la fai più col comune, con gli amministratori che restano in carica, ma la fai col commissario. Quindi lui si gestisce il debito e il comune, l'amministrazione si gestisce l'ordinaria amministrazione partendo da un bilancio, si dice, riequilibrato, quindi praticamente senza debiti. Senza debiti però in realtà non è esattamente così, perché tutto il debito che lui ha fatto lo devi pagare tu. Esatto. Quindi se mo tu hai una situazione debitoria, il mutuo viene rifatto, te lo devi comunque pagare tu, e lo paghi con i soliti strumenti, le tariffe, le tasse, l'IMU, la TARES, quella che serve. Ti lavi la faccia. Anche i licenziamenti. I licenziamenti dipendono da questo. Siccome ci sono dei limiti all'assunzione per gli enti, questi limiti sono dati dalla legge, sono in base alla popolazione, quindi puoi avere un dipendente ogni 100 abitanti o qualcosa di simile. Si fanno i calcoli, quelli che stanno in più rispetto a questo uno limite ogni sono 93. Uno ogni 93. Uno ogni 93. Per la precisione. Insomma, uno ogni 93, se hai fatto sto calcolo, tu sai che il comune di Piacenza può avere 10 dipendenti, faccio per dire. Ce n'hai 12. Stai in esubero di due, su quelle due persone nell'ambito del riordino della spesa si può intervenire con delle procedure concrete. Guido, posso dire un'altra cosa? Sì, puoi dire. Questa è una frase che ho già detto l'altra volta, cioè questo discorso non saresti tu, non avresti dovuto essere tu a farlo. Ah, okay. E allora se il sindaco, sapendo a ragione, made te, perché lo sente, se n'è andato o no? Sapeva o cose, no? L'unica cosa su cui si è d'accordo, che doveva dirlo lui, su tutto il resto non sono molto d'accordo, perché se sapeva non lo so. Cioè non lo sapeva. Se lo sapeva meglio di me, non lo so. Vabbè, come non lo sapeva? E allora dico, se il sindaco ci ha abbandonati nel momento... Io dubito che il sindaco dimissionario viene a farlo spiegare perché... Allora, l'amministrazione che è rimasta avrebbe dovuto almeno dire qualcosa, o no? E Guido, ma inoltre che tu venisti a piangere come morto, come se... Vabbè, non l'hanno detto, secondo me avrebbe dovuto dire di più, ma non soltanto oggi, avrebbe dovuto dire di più sempre, avrebbe dovuto adottare un comportamento costante sempre. Cari cittadini di Pacentro, noi tutti vi chiediamo perdono per la faccia tosta che abbiamo avuto, per la presunzione, per il cinismo e perché abbiamo distrutto i vostri beni. Questo doveva dire. Invece, ma come lo facevano a dire? E questo sta piano. Poi tra l'altro ci tenevo a dirvi queste cose, perché poi molto spesso si potevano dare le cose, allora non accendiamo la discussione inutile. Questa amministrazione di tre anni non l'ha fatta assolutamente. Però in questi tre anni avrebbe dovuto darsi da fare molto di più per metterla a posto. Avrebbe dovuto ascoltare chi non c'è. C'è un filo continuo dal 1999 fino a oggi. Qua ha comandato solo Fernando Capasso e l'altro che giù riposte. Non ci prendiamo in giro, Adriano. La responsabilità che c'ha questa amministrazione non è quella della creazione del debito. Anche se, scusami. Allora, aspetta. Allora, la creazione del debito diciamo che non è tutta merito di questa amministrazione, anche se in parte lo è. E ti dico qual è. Ti dico tu. No, aspetta, ti dico però qual è. Il debito viene dal passato, ma questa amministrazione già. Scusa. Adele, scusa. Questa amministrazione non la buttiamo in caciara, che prima abbiamo parlato bene.
Ha detto che stava fino a mo' abbiamo parlato, fino a mo' abbiamo parlato bene. Corte dei conti. 28.000 euro d'attivo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Allora, questa amministrazione non ha creato il buco di 1,5 milioni di euro. Questo è un dato di fatto. Però questa amministrazione ha una grossissima responsabilità. Uno, che non si è curato di accertarlo. Due, che non ha cercato di fermare. Non si è curato di accertarlo. Perché non ce l'ha detto. Lo sai che il colloquio è trasparente? Io perché ti dico tutto quando ti incontro? Non ha fatto niente per accertarlo. Che cosa ha fatto per accertarlo? Dopo che io l'ho denunciato alla Corte dei Conti, che ha accertato? Io gli avevo detto che era 1,5 milioni. Io gli avevo scritto 1,5 milioni. Perché è venuto 500.000 euro? Se non mi si capisce. Perché è venuto 500.000 euro? Vabbè, comunque questo è poi dal debito nasce l'altro debito, capito? Perché se tu non accetti, dal debito nasce l'altro debito. Quindi le procedure, gli avvocati e tutte le storie. Grazie a tutti, arrivederci.